I troll sono una delle razze meno considerate all'interno dell'universo tolkieniano. Sono a tutti gli effetti dei cattivi, come lo sono gli orchi, e hanno sempre militato nelle fila dei Signori Oscuri, quindi Morgoth e poi Sauron. Anzi, sono stati creati proprio da Morgoth come una specie di replica o sfregio degli Ent. Noi all'interno del Silmarillion sappiamo che gli Ent sono stati creati da Eru per venire incontro ai desideri di Yavanna, mentre Morgoth ha creato questi troll proprio per prendersi gioco delle creazioni di Eru e dei Valar. Sempre Morgoth si muove nell'invidia nei confronti delle creazioni dei Valar e crea dunque questa razza di mostri, in qualche modo parodia degli Ent, molto forti, che vengono utilizzati durante le guerre come truppe di sfondamento oppure come bestie da soma, ma che non sono particolarmente intelligenti. I troll, sempre in Tolkien, sono molto ottusi. Come direbbe Alessandro Barbero, non sono evidentemente un popolo di filosofi, questi troll. Proprio come gli Ent, possono portare grandi pesi, possono sradicare gli alberi e possono lanciare grosse pietre. Nel Signore degli Anelli i troll vengono descritti in genere come alti dai 3 ai 5 metri, con la pelle glabra dal colore variabile, dal bianco sporco al nero, ed estremamente resistente ai colpi delle spade, tanto che per ucciderli sono necessarie armi ben affilate e molte frecce. E le loro braccia sono lunghe e forti, mentre i piedi sono tozzi e privi di dita. Ovviamente la loro origine risale alla mitologia scandinava, norrena. Tutti noi sappiamo quanto i troll siano diffusi a livello anche di credenze popolari nei paesi nordici. I troll infatti sono un sinonimo negativo di Jotun, cioè i giganti, e sono brutte e grandi creature folcloriche di remote aree rurali. Troll è il nome generico in cui queste creature sono conosciute in lingua Ovestron, ma in realtà in Sindarin, cioè una delle lingue elfiche, sono note come Torog, mentre in Quenya hanno il nome di Ruo o Kalimbo. Il loro nome nel linguaggio nero invece è Olog. In una delle prime descrizioni di queste creature viene detto che ai troll è stato dato il nome di Maulir e Patrick Wynne e Christopher Gilson hanno suggerito che Maulir sia forse correlato al Quenya Maule, che vuol dire pianto, quindi forse riferendosi alle grida fatte da questi mostri o al pianto delle loro vittime. Quello che è importante sottolineare è che questi enormi mostri, alti tra i 3 e i 5 metri, non sopportano la luce del sole. Infatti, se esposti alla luce del sole, si trasformano immediatamente in pietra. Questo lo vediamo all'interno dell'Hobbit, nel famoso capitolo in cui Bilbo e i nani sono catturati proprio da tre di queste creature. E quindi, anche nel loro caso, per farli muovere, Morgoth e Sauron sono costretti a radunare un grande numero di nubi, di nuvole oscure, per farli muovere protetti dalla luce del sole, esattamente come nel caso degli orchi. Presenti tra le file del nemico durante le battaglie del Beleriand, poi i troll si disperdono dopo la guerra d'Ira, quando pochi troll rimasti fuggono e si dirigono verso le montagne, le valli della Terra di Mezzo e cominciano a vivere o da soli o in gruppo. Ed è in questo momento che vengono catturati dagli orchi, che in qualche modo li addomesticano, e li ritroviamo a combattere durante le battaglie della Seconda e della Terza Era, come per esempio la Guerra del Nord tra il regno di Angmar e il regno di Arnor, quando i troll si trovano a militare dalla parte del re stregone di Angmar, il capo dei Nazgûl. Ci sono varie tipologie di troll, a cominciare dal troll di caverna, che è stato osservato a Moria, è di colore scuro, blu o verde, è squamoso e di sangue nero. I soldati di Mordor adoperavano questi troll di caverna per esplorare le caverne dei Monti Nebbiosi, oppure per esempio per assaltare la compagnia a Moria. Poi nella Terza Era Sauron contribuì a creare un nuovo tipo di troll, gli Olog-Ai. Noi sappiamo che Olog vuol dire troll. Questa razza di troll è potenziata come gli Uruk-Hai e infatti abbiamo a che fare con dei troll più forti, ma anche più intelligenti, più furbi, una cosa piuttosto singolare per questa razza di mostri.
riescono a sopportare la luce del sole, quindi possono muoversi anche di giorno e le loro capacità intellettive fanno pensare a molti di trovarsi di fronte a una specie di giganti. Ci sono anche dei troll delle nevi, troll che vengono nominati solo nella storia di Helm Man di Martello o Mani di Maglio, e si presume che abitano le vette più elevate. Li abbiamo visti anche nella serie televisiva di Amazon, quando Galadriel affronta proprio uno di questi troll dei ghiacci. Ci sono poi dei misteriosi mezzi troll che abitano le zone più remote dell'Arad e che sono caratterizzati dal fatto di essere molto scuri, quindi la pelle nera, gli occhi bianchi e la lingua rossa. Non si sa bene se siano effetto di una mescolanza di uomini e troll, oppure siano semplicemente degli uomini o semplicemente dei troll. Nella vecchia traduzione del Signore degli Anelli, i troll venivano chiamati con il termine di vagabondi, e infatti era molto difficile capire di che cosa si stesse parlando per chi non aveva dimestichezza con il testo originale. Ma se andiamo ancora più indietro nel tempo, troviamo che la prima traduzione dell'Hobbit traduceva i troll addirittura con il nome di uomini neri, a riprova del fatto che forse il concetto di troll per noi italiani era una cosa molto strana, con la quale si rischiava di fare confusione. E allora forse era meglio parlare di uomini neri, che rientravano più all'interno del nostro immaginario fantastico e con un folklore all'italiana. Comunque all'interno dell'Hobbit troviamo altri troll, forse i troll più famosi di tutti, i famigerati Berto, Maso e Guglielmo, che sono troll parlanti e che sono protagonisti di un intero capitolo, quello di Montone Arrosto, quando questi tre troll prendono prigionieri i nani e soprattutto Bilbo, che con loro ha l'opportunità di mettersi alla prova come scassinatore, quando tenta di fare il ladro e di rubare da una delle tasche di questi troll. Ma purtroppo il tentativo fallisce perché Bilbo fa scattare il meccanismo interno alla tasca di uno di questi troll. E quindi viene preso prigioniero e ha con i troll una lunga conversazione dalla quale si vede chiaramente che i troll non sono per niente astuti. Anzi, in questo capitolo dell'Hobbit vengono utilizzati anche come elemento comico. Ma non si tratta solo di questo, perché nell'Hobbit i tre troll vengono utilizzati come una chiave di accesso al fantastico e un modo per rapportare Bilbo al mondo del mostruoso. Da una parte viene detto che il loro linguaggio non era per niente salottiero, proprio per niente. Inoltre i tre troll risultano polemici e non molto svegli. Ma poi contemporaneamente tutto il punto di vista è quello di Bilbo, che quindi si trova ad avere a che fare con l'enorme, con il mostruoso. Lui che è un piccolo hobbit e non è abituato a questo mondo leggendario, fiabesco, folcloristico che non riguarda per niente la sua terra di provenienza, cioè la contea. Nella percezione dell'Hobbit si tratta di tre individui grandi e grossi, seduti attorno a un grosso fuoco, intenti ad arrostire montone su lunghi spiedi a bere da grandi boccali. Tutto quello che ha a che fare con loro è grande, è spaventoso. Le loro grosse facce volgari, la loro taglia e la forma delle loro gambe. Ed è proprio attorno a una di queste gambe che Bilbo si attacca per difendersi e la trova solida come un tronco giovane. Alla fine l'episodio viene risolto dall'arrivo inaspettato di Gandalf, che riesce a prendere in giro i tre troll, a ingannarli, imitando la voce di uno dei tre all'interno del loro discorso a proposito del come cucinare i nani. Gandalf fa perdere tempo ai troll facendoli litigare in modo tale che arrivi l'alba e li trasformi in pietra. Però il ruolo dei troll non è finito, perché all'interno del capitolo troviamo che poi i troll hanno anche una grotta e che per entrare nella grotta è necessaria una chiave che Bilbo ha trovato, se l'è messa in tasca, scopre di averlo fatto e la usa per entrare in un reame mostruoso, mostruosamente grande e completamente alieno da sé, dalla sua percezione, da quello a cui il piccolo Hobbit è abituato. Non servono nemmeno magie per entrare in questa grotta, per aprire la porta di questa caverna. E all'interno di questa caverna
Vengono trovati tesori, ma soprattutto vengono trovate delle spade. Orcrist e Glamdring, le spade che derivano direttamente dalla città di Gondolin e che entreranno in possesso di Thorin Scudo di Quercia e di Gandalf. Anche Bilbo terrà una spada, pungiglione, che non è una spada in senso tradizionale, è più un fermacarte, se vogliamo, un pugnale, però verrà utilizzato da Bilbo e sarà fondamentale per la riscoperta del suo lato eroico, perché sarà proprio con questa spada che Bilbo diventerà un Monster Slayer, un uccisore di mostri, quando a Bosco Atro o Bosco Tetro ucciderà i ragni che hanno attaccato i nani. Spesso la spada dell'eroe deriva da un altrove fantastico che ha a che fare con il mondo dell'oltretomba, degli spiriti, dei morti, del mostruoso. E anche in questo caso la spada deriva dalla caverna dei troll. In parte, se Bilbo è diventato un uccisore di mostri, lo deve proprio a questa avventura con queste tre bizzarre creature, Berto, Maso e Guglielmo, così goffe, così stupide, così colleriche, polemiche, che però sono legate all'oscurità, ai signori oscuri e che pertanto possedevano anche una caverna piena di tesori proveniente da un altrove misterioso, capace di influenzare la storia e il cammino dell'eroe sulla strada della riscoperta di se stesso e del completamento della sua missione.